Ben trovati a questo penultimo appuntamento con Perdipiave, anche se tutta la nostra avventura continua nel sito perdipiave.com. A breve lo spettacolo teatrale e la guida, per cui tutti quanti potranno ripercorrere questi nostri passi. Oggi Francesco ed io arriviamo nelle terre del Tiziano, il Cadore. Buona visione! So good. The social lubricant when you drink real fast will make your dreams come true. I didn't know much about this weird thing, but one night we became family. I did play his game till I had some dough. When it's dark and midnight rolls around, you're headed for the nearest bar. To buy and taste the best drink we got in town. It's gonna be a importanza di questo adesso. Poi questo squarcio verde che vediamo qui davanti. Praticamente è il segnale di dove è arrivata l'acqua del Vajont. Ecco, questa è una pianta che ha superato il disastro, appunto è uno dei testimoni dei eventi del Vajont. Posso parlare? Sì, certo. Allora, intanto sono contento che avete deciso di fare una tappa qua nella nostra comunità di Longarone, in uno dei posti più belli che abbiamo del nostro territorio. E quindi per me è un onore potervi ospitare, poter condividere con voi alcuni minuti di questo vostro viaggio lungo il fiume Piave. Penso che sia un'iniziativa lodevole da apprezzare e veramente vi faccio i complimenti, perché sicuramente non è facile dal punto di vista fisico, ma no. Penso che vi arricchirà tantissimo, perché conoscerete persone, conoscerete luoghi che difficilmente, se non facevate questo tipo di viaggio, avreste conosciuto e fatto. Quindi per me è una bella esperienza e quindi sono contento di poter condividere con voi questo momento. Ottimo. Il sindaco di Longarone, Peppi Zanfro! Un abbraccio cumulativo. Siamo a Nebiù, una piccola frazione del comune di Pieve. Ci sono più o meno 200 abitanti in questa frazione e qua siamo praticamente verso la fine del paese. Oltre queste case c'è la montagna, si può andare ai piani dell'Antelao, si può andare alla chiesetta che sta lassù, un paio d'ore di camminata abbastanza dura. Camminando non c'è strada per andare che non sia di camminare. Eccoci qua, qui è dove adesso mi trovo io, è la piana di Nebiù, sì, questo è frazione Nebiù, può dire frazione, sì. Di Pieve di Cadore, sì, ecco. E questo gentile amico nostro, sì, si chiama Ugo, davanti a me c'è il suo bellissimo B&B, la piana di Nebiù, sì. Ok. Ci dici? Allora, quelle montagne lì sono il Duranno e quello un po' più a destra. Poi c'è la cima Preti, che è la più alta di quel gruppo, a 2007. E poi qui sulla sinistra c'è il Cridola. Mentre qui di fronte abbiamo il Monte Zucco, dove c'è l'antenna della... E lì una volta c'erano anche delle piste di sci, però adesso sono state dove da piccolo il nostro operatore andava... Per attore, cioè.
Dai, sto scherzando. Ma che l'avevo registrato. Dai, ma sto scherzando, dai, adesso. Ecco. Vabbò, questa parte la taglio, Ugo, non preoccuparti. Sì, 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 no, no, infatti so che più o meno vedo quando ci sono le riprese. Le cazzate le tagliamo. Sì. Che dici? Allora, grazie a voi, di essere passati di qua, insomma, buon proseguimento. Grazie mille, con Per di Piave, allora, grazie. Avete da fare buono. Grazie. Ruba anche la Vergine Azzurra che ci spia vestirci stanchi per uscire. Fresca camicia di sete in attesa, croccante stile. Dopo Giorgione, con Tiziano, il paesaggio diventerà e assumerà la stessa importanza nel dipinto che avrà la figura umana in una equilibrata e perfetta simbiosi paesaggistica e naturale. Un bellissimo paesaggio montano del Cadore, riconoscibile dal campanile aguzzo nel borgo di Pieve di Cadore, con l'omonimo lago, luogo natale dell'artista, che qui ha rievocato con acuta nostalgia. Mi trovo qui e ho scelto espressamente questo straordinario angolo paesaggistico perché quanto mai per sottolineare la visione poetica dell'ambiente, bucolico e idillico, che ha delle strette, strettissime analogie con lo sfondo e con l'ampiezza atmosferica dolce e dorata del quadro dell'amore sacro e profano. Quindi immagino di essere sceso come un battagliere dal Cadore, città natale di Tiziano, il quale si avvierà verso Venezia. Siamo al sesto giorno, abbiamo trovato Giuliano Vantaggi. Dove siamo? Siamo a Lagole, questo sito meraviglioso dove sono stati trovati i reperti della preistoria, ma anche reperti dei romani, in quanto erano le terme dei romani. È una gemma incastonata tra le Dolomiti, in quanto si trova tra le Dolomiti del Friuli, che sono di fronte a noi e che sono soprattutto il gruppo del Durano, le Cime di Tretimo, Falcone di Forni, e le Dolomiti invece del Cadore, tanto che era Tiziano, con l'Antelao, le Marmarole dipinte da Tiziano in molte sue pale. Cose da dire rispetto a questo territorio: il Piave qui forma il lago del Centro Cadore grazie alla via di Sottocastello. E quindi nel frattempo però non voglio interromperti, vai pure. Grazie alla diga Ozzo, che là è un po' scivoloso, è un muschio quello, piano. Grazie alla diga di Sottocastello forma il lago del Centro Cadore. Intorno a questa meravigliosa valle del Piave, in questa zona sono nate moltissime leggende nel corso degli anni. Questa è una delle zone che ha portato più leggende, e vi esorto a leggere la leggenda di Bianca e l'Anguano di Langolo. È un po' dura, per di Piave anche questo. Sto risalendo. Ormai 35 km a Sappada, e questa è una parte un po', capirete, un po' difficile di questo percorso. Però sono fiducioso, ma per di Piave non può fermarsi qua, se vogliamo un po' più su, sul Monte Peralba. Nel frattempo
questo è Per di Piave, il viaggio continua. Ale! Well, the girls are frisky in old Frisco. A pretty little chick wherever you go. Siamo nella borgata di Rizzioschi, l'unica borgata non frazione dell'abitato di Calalzo. Oggi Calalzo conta circa 2200 abitanti, mentre a Rizzioschi ne sono rimasti poco meno di 40. Una volta invece questo era il nucleo probabilmente originario, era identificato come Rizzioschi e contava quantomeno 400 abitanti. Dopodiché le dinamiche della migrazione naturalmente hanno spostato la gente verso posti più comodi, soprattutto dopo il boom dell'occhialeria, in posti dove era molto più comodo andare a lavorare e quindi verso Calalzo. Sono rimaste però intatte tante strutture che oggi sono a disposizione sia di visitatori ma anche di quei residenti che invece hanno deciso di vivere qua. Luca De Carlo, il sindaco di Calalzo. Calalzo. You know you make me wanna località Santo Stefano di Cadore, direzione Sappada. Questo è il Piave, come di greco. Noi adesso andiamo di là e tra 10 km arriviamo a Sappada per il Piave. Siamo sempre più vicini alla meta, le sorgenti della Piave. Vi ricordo che da fine gennaio Per di Piave sarà anche uno spettacolo teatrale. Trovate ogni informazione sul nostro sito perdipiave.com oppure seguendoci in Facebook. Alla prossima, ultima puntata. Ciao a tutti e grazie. Saluta Per di Piave. Signor Per di Piave. Grazie. Signor Per di Piave, mi raccomando a non perderlo. Vediamo di là.